Benvenuti a una nuova puntata di 8 secondi, in compagnia di Don Claudio Colombo, il padre spirituale dell'UIBA. Buona serata, ciao Piero. E del nostro Cesare Cadeo. Buonasera a tutti. E noi ne approfittiamo per salutare anche il nostro presidente Giuseppe Pirola, che oggi vedete non è in studio con noi, ma è in giro per il mondo per viaggio di lavoro. E dunque saluti presidente, naturalmente l'aspettiamo qui con noi in studio per parlare sempre della grande pallavolo, come piace sempre a lei. Allora, cominciamo subito con Cesare. Il punto sul campionato è abbastanza facile a questo giro, Cesare, perché Novara batte Conegliano 3-1, riguadagna la vetta e scaccia la crisi. Sì, sì, esatto, anche se devo dirti che è la squadra che forse il Conegliano mi ha deluso di più un po' in questo parte di campionato, perché credevo onestamente che avesse qualche chance in più di trovarsi in posizione di classifica diversa. E per quanto riguarda questa partita posso già dare delle notizie, certo. Se ti va. Novara Conegliano, evidenza ragione centrale dell'Igor Sara Bonifacio, 12 punti e 64% in attacco, e pensate, ben 5 muri personali su 9 totali della squadra. Come Giulie Pisani, piccole Giulie Pisani crescono. E poi l'opposta di Novara, Samantha Fabris, ha segnato 25 volte con il 50% in attacco su 46 palloni attaccati. Nel Conegliano, grande prova del libro Mocchi De Gennaro con il 60% di ricezione perfetta. Ecco, dicevamo che Novara ha agganciato in vetta Casalmaggiore, ma l'altra sorpresa è appunto il crollo della formazione della Pomì a Modena. 3-0, un risultato tondo tondo. E dove spicca fra l'altro Valentina Diouf, che pensate decisiva con ben 13 punti, e ancora protagonista la centrale Raffaela Folì con il 64% in attacco. Ecco, Don Claudio, numeri da capogiro. Sì, 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 vedo proprio che c'è un campionato bello vivace e bello tosto, e quindi sarà bello seguirlo e di giornata in giornata lasciarsi coinvolgere da questi risultati. Ecco, ma l'altro risultato a sorpresa, che però a questo punto non è più una sorpresa ma una certezza, è il Club Italia, Cesare, che batte 3-2 Bergamo. L'avevo previsto. E come da pronostico l'avevi previsto? L'avevo previsto, è stata una partita davvero emozionante, entusiasmante, proprio al tie break, si dice così, no? Tie break. E devo dirti che le ragazze, io credo tantissimo nell'iniziativa del Club Italia, per lo spirito, per così la politica dello sport, del volley in questo caso, del volley femminile in particolare, per cui sono stato contento, anche se io, avendo sempre avuto nella mia vita tanti amici, anche parenti a Bergamo, un po' la Foppa Vedretti, insomma, mi è spiaciuto. Però devo dire, complimenti davvero a Club Italia, gente scatenata ancora a Palaiama Mai per questa, ormai davvero è diventato il centro secondo me del volley italiano, il Palaiama Mai. Ecco invece Don Claudio, la vittoria dell'UIBA, dell'Unendo Yamamai Busto Arsizio a Firenze sabato nell'anticipo 3-1, tre punti d'oro in trasferta. Esatto, io ho detto ai miei parrocchiani di mettersi alla televisione, tifare, sintonizzarsi su Rai Sport 2 e tifare le farfalle. I primi due set sono andati via belli, belli lisci, un po' di palpitazione al terzo, ma poi dopo è uscita la grande levatura delle atlete della Unendo Yamamai, e quindi si è riusciti davvero a portare a casa la vittoria. Ecco, possiamo parlare di spiritualità del gioco anche? Ecco, lì proprio in un momento in cui poteva essere facile demoralizzarsi dopo il terzo set perso, dove il Bisonte Firenze ha dato davvero segno di riprendere in mano un po' la partita, ecco, si è ritrovato proprio il clima di squadra, e questo sicuramente ha aiutato, anche perché il quarto set erano lì punto a punto, e poi si è proprio uscita questa unione, no, da parte della squadra, che ha fatto un parziale di 4-0. Mi fa specie sentire Don Claudio Colombo che parla neanche forse il Piero Giannico. Tecnicamente, cioè, voglio dire, adesso sì, esatto. Cioè, tecnicamente è un lavoro straordinario. Vedi, i sacerdoti veri, moderni, sono così. Sanno parlare anche di pallavolo.
qualche numerino, Cesare? Ah, certamente te li do immediatamente. Dunque, allora, Firenze Busto, Turlea da una parte con 23 punti e la Krastalov, la mitica, con 25. Il muro di Busto ha messo a segno 14 block-in, di cui 6 di Giulia Pisani. La mia adorata Giulia, brava Giulia, brava. Oramai bravissima. La Giulia Pisani ogni partita sì, fa sì. Sempre una raffica di muri. Sì, difatti, ma è brava, ma Giulia è brava. Ecco, poi c'è invece sì. Vicenza che sbanca 3-2 il campo di Bolzano e qui Vicenza dimostra di essere una squadra in salute. Sì, in salute e soprattutto, secondo me, è una squadra che è partita, dimmi Piero se sbaglio, un po' così, no? Poi dopo che ha preso la batosta, bravissimo, hanno reagito e anche qui lo spirito di squadra, l'idea, la forza, l'idea di stare insieme nel momento della difficoltà, poi i risultati arrivano, non c'è niente da fare. Mi ricorda un'altra squadra che è partita in un certo modo ma in questo momento se la sta cavando bene, che è il mio adorato Milan, ma scherzo, certo. E poi chiudiamo, ecco, il punto sul campionato con la vittoria di Montichiari, l'adorato Montichiari di Cesare, sempre a te back contro Scandicci. Sì, esatto, qui pensate in evidenza la ricezione di Montichiari che gira in maniera perfetta al 58%, nello specifico Luna Carocci con il 69% e Barcellini con il 64%, mentre in attacco la Sobolska ha chiuso con il 69%. Nello Scandicci da segnalare Judith Patterson, autrice di 20 punti, e la Nicolova con 20 punti anch'essa. Ecco, Don Claudio, qual è invece il ruolo del padre spirituale all'interno di una struttura sportiva e nello specifico del Lima? Allora, per quanto riguarda la presenza di un prete o della, appunto, la figura del prete in una squadra che può essere di calcio, ci sono squadre che hanno il padre spirituale, la pallavolo, dice questo interesse della Chiesa nel vivere a livello educativo questa passione che ci può essere anche nel valore di praticare lo sport puntando ai valori dell'aggregazione, ai valori del rispetto dell'avversario, ai valori del mettere davvero il massimo impegno nel raggiungere il risultato. Per quanto riguarda la mia figura nella unendo a Yamamai, è ancora punto da studiare, sentendo il presidente, i suoi collaboratori, ma vuole essere davvero la vicinanza di una persona ecclesiale, visto che sono un sacerdote, la vicinanza agli atleti, ma anche agli stesse figure dell'organigramma della società, poter vivere questo aspetto di un richiamo spirituale. Ecco, Don Claudio, sei favorevole al ritorno della pallavolo in questo caso, ma dello sport nell'oratorio? Sì, perché guardando la mia piccola esperienza, noi in oratorio abbiamo una polisportiva con tre settori: calcio, la pallavolo che aggrega un centinaio di ragazze con allenatori, allenatrici, dirigenti, e da quest'anno abbiamo anche una squadra di basket. E quindi è fondamentale nell'oratorio il valore educativo dello sport. Per far sì che non succedano le scene come di recente nel calcio, dei genitori che si sono picchiati fra di loro e, udite udite, gli atleti erano i loro bambini, erano i loro figli. Questo la dice lunga su quanto lavoro c'è ancora da fare. E allora, abbiamo fatto una carrellata importante su quello che è stato il punto del campionato, però c'è stata una giocatrice che questa volta ha dato davvero il meglio di sé, ha schiacciato le polemiche, Noemi Signorile, Cesare. Sì, Noemi Signorile veramente è una ragazza che ha avuto, credo che al di là del lato tecnico e anche umano, ha questo senso del coraggio, è una donna coraggiosa. Io allora a lei volevo dedicare questa piccola poesia della puntata e vorrei dire a Noemi Signorile, Noemi senti, questa frase di Klaus di von Clausewitz, di Carla von Clausewitz è per te. Von Clausewitz è stato un grande genio teorico prussiano, e dice: il coraggio di due specie, quello fisico davanti al pericolo personale e quello che occorre avere di fronte alle responsabilità e verso la propria coscienza. Riuniti, essi costituiscono il coraggio perfetto. Credo che Noemi Signorile ha dimostrato di avere un coraggio perfetto. Prossimo turno, allora, siamo ovviamente in chiusura. Busto, Arsizio, Montichiari? Busto. Don Claudio? Concordo in pieno. Conegliano, sì. Club Italia? Club Italia anch'io, d'accordo. Bergamo, Piacenza? Piacenza. Bergamo. Scandicci, Novara? Novara.
Novara, perché la presidente del Novara è una suora, quindi Suor Giovanna. cioè, non poteva essere diversamente. Poi Vicenza Modena, stavamo dicendo? Vicenza, sì. E poi invece giovedì si gioca a Casalmaggiore Bolzano nel posticipo. E allora prossimamente ti dirò il risultato, visto che è un posticipo. Posticiperò anche il mio giudizio. E allora siamo nel periodo natalizio, abbiamo Don Claudio, la benedizione è d'obbligo. Ah, di sicuro. La do con tutti i crismi, con sì, tutte sì. Le... Certo, la sentono i nostri esatto. Telespettatori. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ah. Amen. 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 Grazie. Grazie a tutti, ovviamente puntata un po' particolare con Don Claudio. Grazie che lo reinvitiamo. Volentieri, disponibilissimo. Alla prossima, grazie a tutti. Grazie.